fare oggi è brevemente cercare di rivedere con voi quali sono state le cause e la dinamica della crisi. Poi vorrei sgombrare il campo da un po' di errore di valutazione sulla crisi e poi discutere su come la comunicazione ha gestito la crisi, o meglio, come l'industria della comunicazione ha comunicato la crisi nel bene e nel male. Vorrei partire da quello che è successo prima della crisi, perché non dobbiamo dimenticarci che i 30 anni precedenti, il quarto di secolo precedente alla crisi, che tra l'altro da alcuni è definito come il quarto di secolo che ha messo le radici con la deregolamentazione, le liberalizzazioni, la globalizzazione, tutte queste parole che ora hanno un connotato, almeno in certi ambienti, negativo. Questi 30 anni sono stati il periodo di crescita più forte nella storia dell'umanità. Sono stati 30 anni di crescita straordinaria nella storia del capitalismo, ed essendo il capitalismo il periodo di gran lunga di crescita più forte nell'umanità, questi 30 anni sono stati un periodo di crescita assolutamente straordinario per tutti, non solo per i paesi più ricchi, ma anche e soprattutto per i paesi, più poveri. Quindi quelli che dicono che la globalizzazione aumenta la povertà dovrebbero invece notare come ci siano state centinaia di milioni di persone che sono uscite dalla povertà grazie alla globalizzazione. Il numero di persone che vivono sotto il livello di povertà minimo definito dalla Banca Mondiale si è dimezzato dal 1980 ad oggi. E non è solo Cina e India, ma è anche l'America Latina, buona parte dell'Africa. Quindi questa crisi mondiale si è inserita alla fine, o perlomeno nel mezzo di un periodo di straordinaria crescita. Quindi se anche il mondo dovesse perdere qualche colpo, e lo sta perdendo con questa crisi, non dimentichiamo che abbiamo avuto un periodo di cosiddette vacche grasse molto lungo e con vacche molto grasse. C'è anche qualche notizia positiva durante questo periodo di crisi, ovvero che il prezzo del petrolio, che solo un anno e mezzo fa sembrava il grande mostro, il grande colpevole di tutto, è letteralmente crollato. In termini reali il petrolio oggi costa meno di quanto costasse nei primi anni 70, cioè praticamente costa meno di quanto costava prima della prima crisi petrolifera del 73. Quindi il petrolio costa pochissimo oggi. Ora, la crisi ovviamente c'è stata e la crisi è dovuta, a mio parere, all'interazione fra fattori di debolezza del sistema finanziario globale, in particolare americano, ma non solo, perché il sistema finanziario è globale ormai, e da alcuni errori della politica relativa al mondo della finanza. Quindi l'interazione delle due ha scatenato questa crisi. I fattori di debolezza del mercato finanziario americano, che sono i primi quattro che ho messo nella slide, i mutui subprime, che sono stati la scintilla che ha fatto scatenare il disastro. I mutui subprime, come ripeto, sono solo la scintilla in un pagliaio. Qualcuno li ha definiti i mutui subprime, stando alla prima guerra, alla crisi finanziaria, come l'attentato di Sarajevo sta alla prima guerra mondiale. Ovvero sono stati una forte scintilla che però non avrebbe causato quello che ha causato se non ci fossero stati altri motivi di debolezza. Gli altri fattori di debolezza sono stati, come ormai molti sanno, una diversificazione illusoria del rischio, strumenti sempre più complicati che avrebbero dovuto fungere alla funzione che il sistema finanziario ha, che è una funzione fondamentale ed importantissima, e in questo momento di crisi in cui la finanza è sotto accusa, in cui è attaccata come una specie di diavolo responsabile di tutto, non dobbiamo dimenticarci che la finanza è un fattore fondamentale di crescita per l'economia e senza una buona e anche sofisticata e complessa finanza l'economia non cresce. Però ci sono state delle situazioni in cui la diversificazione del rischio, che è il ruolo fondamentale della finanza, era illusoria, nel senso che nessuno più capiva che in realtà non stava diversificando. Terzo, e forse il punto più fondamentale di tutti, è
è l'eccessa leva finanziaria del sistema finanziario, ovvero le banche e altri istituti finanziari avevano troppi debiti con poco capitale. Questo non perché abbiano violato delle regole, ma perché, senza entrare in dettagli tecnici, le regole stabilite dagli accordi di Basilea erano tali per cui si poteva in qualche modo, se non aggirarle, rimanere all'interno delle regole, ma nello stesso tempo creare una situazione di estrema leva, quindi di estrema pericolosità. Per cui, con perdite anche relativamente basse dal lato dell'attivo delle banche, le banche si sono trovate in grave sottocapitalizzazione, proprio perché il capitale che detenevano era basso. Su questo torneremo fra pochi minuti, ma ovviamente la risposta è bene, diciamo alle banche di tenere più capitale. Certo, questa è una risposta che si dovrà dare, ma anche qui non dimentichiamoci che sono aspetti complessi, perché se diciamo alle banche tenete tantissimo capitale, questo è capitale che non rientra in circolo, che non va al credito alle imprese, quindi c'è un trade-off, come si dice in inglese, tra mantenere le banche con tanto capitale, però impedirle di finanziare l'economia, e quindi qua sta la difficoltà nel trovare il giusto balance tra sicurezza del sistema bancario e il fatto che le banche possano prestare. E poi la complicazione di questi strumenti derivati, nessuno capiva più che cosa stava comprando, ha creato un'ulteriore situazione di confusione. Ma ci sono stati anche errori della politica. Oggi viviamo in un mondo in cui, secondo alcuni, tutto deve ritornare in mano alla politica, allo Stato, si devono salvare i politici, ma in realtà i politici hanno anche loro una buona parte di responsabilità in quello che è successo. Regolatori come minimo distratti, cioè che non si sono accorti dei problemi che si stavano creando. L'industria finanziaria, come tutte le industrie, ha una sua lobby, e questa lobby è stata in grado di influenzare parecchi politici, soprattutto nel congresso americano, perché girassero la testa dall'altra parte oppure si opponessero a delle regolamentazioni che avrebbero reso meno probabile o meno grave questa crisi. E poi tassi di interesse molto bassi nel questo primo decennio, tenuti bassi sia da fattori strutturali che hanno a fare con l'enorme flusso di capitali di risparmio cinese che veniva reinvestito negli Stati Uniti, ma anche dovuto alla politica della Federal Reserve, che ha tenuto i tassi di interesse molto bassi per spingere la crescita nei primi anni del 2000. Ci sono si leggono i giornali o certi pubblicisti, si recepisce un altro messaggio più generale, che la colpa della crisi è la globalizzazione, in particolare il fatto che siano creati degli squilibri tra investimenti, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, e l'accumulato risparmio in Cina. Questo enorme trasferimento di risparmi dalla Cina agli Stati Uniti, quindi la cinese risparmiavano, gli americani investivano, comunque consumavano e non risparmiavano, è la colpa di tutto. Non è così, a mio parere, o perlomeno non sarebbe stato così se non ci fossero stati quegli intoppi nel mercato finanziario di cui abbiamo parlato prima, perché già è accaduto in altri periodi storici che ci fosse una forte separazione tra risparmio e investimenti. Cioè, per esempio, negli anni 50 l'Europa e soprattutto la Germania risparmiavano e investivano negli Stati Uniti, e così negli anni 80 c'era un'accumulazione di risparmio in Giappone e investimenti negli Stati Uniti. E tutto si era poi riaggiustato in modo tranquillo e fisiologico, e invece questa volta questo squilibrio di bilancio dei pagamenti fra Cina e Stati Uniti, che ha causato questa necessità di enorme trasferimento di finanziario, ha creato questa situazione che poi è andata in tilt per i motivi di cui sopra. La dinamica della crisi è interessante, credo. La crisi in un certo senso è cominciata nel 2007, la crisi finanziaria è cominciata nell'estate del 2007, quando, come sicuramente ricordate, ci furono dei crolli di borsa. Fino all'estate del 2008
sembrava che i mercati finanziari si stessero autoregolando e autosistemando, ovvero capitali privati stavano arrivando per rimpiazzare le perdite di banche e altre società finanziarie. Quindi fino all'estate del 2008 sembrava che tutto si aggiustasse senza particolare bisogno di intervento pubblico. Nell'estate del 2008 anche qui qualcosa si è inceppato, mancavano qualche miliardo di dollari di fondi per rimpiazzare quello che le banche avevano perso, qualche centinaio di miliardi non è arrivato, a questo punto c'è stato un ulteriore crollo di borsa, gli investitori si sono cominciati a preoccupare del fatto che questi ulteriori miliardi non arrivassero, che le banche fossero in crisi. Quindi perdita del mercato azionario, quindi ulteriore perdita degli attivi delle banche, ulteriore decapitalizzazione delle banche che stavano perdendo dal lato dell'attivo, e questo ha creato un circolo vizioso che poi è esploso nel settembre del 2008 con vari fallimenti a partire da quello di Lehman Brothers. E da lì poi è partita il blocco del credito anche all'economia reale e da lì poi è aggravata la recessione dell'economia reale. Questa è la dinamica della crisi. Qualche figura per farvi vedere le dimensioni del fenomeno. Questo è l'andamento la riga rossa, l'andamento dei prezzi delle case negli Stati Uniti dal 1880 in avanti, e anche visivamente vedete l'enormità del boom dei prezzi delle case negli Stati Uniti. Anche occhio nudo è una cosa chiaramente straordinaria, di dimensioni enormi, così come molto forte, come vedete, è la caduta recente del prezzo delle case negli Stati Uniti, e sembrerebbe che dovremmo essere vicino al bottom, come si dice, della caduta dei prezzi delle case. Come dicevo prima, fino all'estate del 2008 sembrava che nuovi capitali, che sono la colonnina rossa, pareva riuscissero quasi a colmare le perdite sia in Nord America che in Europa, che negli UK, che in Asia, e quindi sembrava fino all'estate del 2008 che i mercati si stessero aggiustando da soli, quasi ce l'hanno fatta, ma poi, come ripeto, qualcosa si è inceppato in quell'estate. E quindi appunto nel settembre del 2008 questo sono spread dei tassi di interesse tra gli interessi nel mercato interbancario, quindi gli interessi che le banche fanno pagare a se stesse per far circolare credito, e nel settembre 2008, nel momento della caduta di Lehman Brothers, vedete come questi tassi vanno alle stelle, praticamente il mercato si è praticamente chiuso, nessuno prestava più a nessuno in settembre-ottobre del 2008, e da allora il mercato ha fatto molta fatica a ripartire, anche perché da lì si è cominciata la crisi di sfiducia e il panico e ulteriori crolli di vari mercati. Quali sono state le risposte politiche, della politica economica a questa crisi? Beh, prima di tutto le banche centrali, la Fed in particolare, ha immesso un enorme ammontare di liquidità nel sistema, che è servita sicuramente, ma non poteva da sola risolvere la crisi. Il secondo fu quello che col senno di poi ormai pare chiaramente un errore, cioè aver buttato via i soldi dei contribuenti, ovvero un ritiro dal mercato dei titoli tossici, cosiddetti tossici, ed è avuto il piano Paulson dell'autunno del 2007. E non era chiaro a che prezzo questi titoli tossici andassero comprati, e comunque non fu, col senno di poi sicuramente non fu la strada giusta, perché servì a poco. L'altra strada che fu tentata e continua ancora oggi è una ricapitalizzazione delle banche con denaro pubblico. Abbiamo detto che lo scarso capitale, la caduta del valore del capitale delle banche è una fonte di debolezza e di rischio, quindi la ricapitalizzazione con denaro pubblico è una via da seguire. Naturalmente quando i mercati si saranno calmati, questa proprietà pubblica delle banche andrà, a mio parere, rivenduta al mercato il prima possibile, e i contribuenti potrebbero anche non perderci nulla, nel se lo Stato poi rivendesse questi titoli bancari al mercato quando la crisi sarà
risolta, quindi lo Stato agirebbe come assicuratore in un certo senso. E poi interventi diretti sul mercato dei mutui, non solo americani ma anche in altri paesi, e se ne sarebbe dovuto fare forse di più e forse più rapidamente, cioè impedire alla fonte che questa scintilla si propagasse. Purtroppo non è stato fatto subito e in maniera sufficiente. Quali lezioni trarre da questa crisi? Ci sono lezioni molto utili e lezioni molto sbagliate. Se se ne traessero le lezioni utili sarebbe un'opportunità, come si diceva nel primo intervento, la crisi offrirà un'opportunità per rinnovarci e migliorare. Se le lezioni sbagliate ne vengono tratte, rischiamo di tornare a uno statalismo stile anni 70 che sarebbe, ci farebbe perdere molto di più della crisi stessa. Le lezioni sbagliate che circolano, che leggiamo tutti i giorni, è che ci sia qualcosa di fondamentalmente marcio, sbagliato nel sistema di capitalismo, soprattutto quello anglosassone, che non funziona perché c'è poca regolamentazione. Il secondo punto del ragionamento è che in particolare i mercati finanziari non sono abbastanza regolamentati, bisogna tornare a mercati semplici che fanno poco, alle vecchie banche che non fanno grandi attività complicate. Terzo tipo di lezioni sbagliate è che la globalizzazione va frenata o come minimo ritardata e che ci vuole più equilibrio tra risparmio ed investimento all'interno di ogni paese, perché globalizzazione significa anche e soprattutto il fatto che se c'è del risparmio inutilizzato per esempio in Cina, lo si può usare per investire per esempio in Europa o negli Stati Uniti se ci sono più opportunità di investimento lì. Ecco, questo è un aspetto fondamentale della globalizzazione finanziaria, che ha una controparte nella globalizzazione del commercio internazionale. E quindi questa è la lezione sbagliata, ripeto, da trarre sarebbe quella di dire allora questi squilibri vanno impediti e ci vogliono delle misure protezionistiche per far sì che risparmio e investimento rimangano a casa e quindi il commercio internazionale, che è la controparte reale di questi squilibri finanziari, venga in qualche modo limitato o impedito, il cosiddetto protezionismo. Le lezioni utili sono molto più modeste, se vogliamo, ma molto più utili, appunto. Cioè che c'è stato un errore di tanti, di economisti che non se ne sono accorti, regolatori che erano distratti, politici che guardavano da un'altra parte, lobby finanziarie che aveva tutto l'interesse a che nessuno se ne accorgesse, le banche devono detenere più capitale. E ne avevano troppo poco e bisogna riscrivere delle regole in modo tale che questo avvenga. Bisogna evitare che altre istituzioni finanziarie facciano il lavoro delle banche sfuggendo alla regolamentazione e quindi sfuggendo a queste regole di eccesso di rischio ed eccesso di sottocapitalizzazione. I manager, al di là del livello il manager delle società finanziarie, al di là del livello delle loro retribuzioni, che ha lasciato molti giustamente sotto shock, è più che il livello e anche i loro incentivi. Spesso i manager hanno incentivi a massimizzare il breve periodo, compreso i loro redditi, e non il lungo periodo, la solidità delle imprese. Qui i boards, quelli che siedono nei boards delle società finanziarie e delle banche, avrebbero dovuto essere molto più attenti a quello che facevano i manager, e quindi ci vuole molta più trasparenza. Sull'economia reale io sono sempre stato e continuo a essere ottimista, nel senso che si fa spesso l'analogia con la crisi del 29, il ministro Tremonti fu il primo a paragonare questa crisi a quella del 29, e io credo che non sarà, sono sicuro che non sarà, oddio, nessuno è sicuro di niente a questo mondo, ma io sono molto quasi certo che non sarà un altro 29. Nel 29 il PIL americano cadde del 30%, la disoccupazione salì al 25% e in Europa c'erano un andamento simile, una crisi simile. Io non credo che si ripeterà un altro 29, perché l'economia reale è molto più solida oggi che nel 29, sia perché spero che non si facciano gli stessi errori che si fecero nel 29, anche se
qualche scricchiolio si avverte. L'errore fondamentale che si fece nel 29 fu quello che il presidente Hoover consentì o non si oppose all'introduzione di una tariffa che poi scatenò una guerra finanziaria, fece crollare il commercio internazionale, si ritornò al protezionismo e all'animosità tra Europa e Stati Uniti, che fu una, non la principale, ma una anche delle cause della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente Hoover aumentò le tasse invece di ridurle, facendo un ragionamento sbagliato, che siccome il deficit cresceva perché l'economia non crollava, doveva aumentare le tasse per ridurre il deficit. Impedì alle imprese di aggiustarsi riducendo i salari nominali, per cui le imprese non riuscivano a vendere ai prezzi precedenti, c'era deflazione, le imprese finirono per dover chiudere proprio perché Hoover impediva loro di aggiustare prezzi e salari come volevano, e la Fed fece una serie di errori ritirando liquidità invece di inserirla. Oggi si parla tanto di spesa pubblica, si parla tanto di New Deal. Io credo che il New Deal di Roosevelt non sarebbe stato necessario se non ci fossero stati questi errori precedenti, ma comunque quando si parla di aumento di spesa pubblica non dobbiamo dimenticarci che negli Stati Uniti nel 1929 la spesa pubblica sul PIL era circa il 10%, oggi in Europa la spesa pubblica sul PIL è del 50%, quindi quando si dice aumentiamo la spesa pubblica dobbiamo anche ricordarci da che livello partiamo. Se un bicchiere o due di vino al giorno fanno bene, ma non sarebbe una cura da prescrivere a un ex alcolista. Quindi la politica economica giusta dipende anche dal livello di partenza. Sicuramente rimango ottimista, ma registrano dei rischi. Bisogna evitare che un ulteriore crollo della domanda aggregata, della domanda dei beni, ed è necessario uno stimolo fiscale mirato che agisca immediatamente. Gli stimoli fiscali di aumento di spesa pubblica o riduzione delle tasse per i contribuenti americani potrebbero avere effetti limitati perché gli americani sono molto indebitati, quindi riduzioni fiscali potrebbero essere semplicemente risparmiate. Io credo che e qui torniamo al budget che ci avete dato, bisogna cercare di agire anche con misure fiscali sul panico e sulla sfiducia che si è diffusa nei mercati. E senza andare nei dettagli tecnici, dove credo questo non sia il momento giusto, ma ci sono state una serie di proposte mirate a incentivi fiscali e sgravi, e una serie di misure che creerebbero incentivi per gli investitori a tornare sui mercati, per esempio sul mercato azionario, incentivi alle banche a prestare soldi, quindi incentivi mirati a ristabilire la fiducia piuttosto che aumenti di spesa pubblica buttati un po' a caso nell'economia o riduzioni fiscali così generiche sul reddito. Credo che ci vogliono interventi specifici per ristabilire la fiducia nei mercati. Negli ultimi 10 minuti vorrei, questa a mio parere è la dinamica di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo e in pochissime parole come uscirne. Visto che questo è un incontro sulla comunicazione, vorrei fare alcune osservazioni su come la comunicazione ha comunicato la crisi e che messaggi un lettore dei giornali o dei media trarrebbe sulla crisi. E vorrei soffermarmi brevemente su 6 punti. Un eccesso di ottimismo e pessimismo, gli investitori poco informati, una mancanza di prospettiva e memoria storica, confusione sui numeri, un certo tipo di informazione bombastica e una serie di luoghi comuni e false verità. Sugli eccessi di pessimismo e ottimismo c'è un grosso dibattito fra gli economisti, ovvero se i mercati finanziari siano efficienti, cioè nel senso se in ogni momento l'andamento del mercato azionario riflette
veramente i fondamentali valori reali di come sta l'economia e se i mercati finanziari, quindi più in generale, rappresentano quello che sta veramente succedendo nelle fabbriche, nelle imprese, nelle società, nell'economia reale, oppure se ci siano bolle speculative di eccesso di ottimismo e di eccesso di pessimismo. Io credo che bolle speculative di eccesso di ottimismo e di eccesso di pessimismo ci siano, non sono sempre necessariamente negative. Per esempio, la bolla speculativa di internet e di high tech è stata sicuramente una bolla speculativa, ci sono stati morti e feriti quando questa bolla è crollata, però è anche una bolla che ci ha permesso di fare degli enormi passi avanti nel high tech, nella comunicazione, nei computer, eccetera. Però ecco, io credo che la comunicazione, i media spesso comunicano una situazione per cui quando i mercati stanno salendo, che i mercati non possono altro che salire, che investire in borsa sarà la panacea di tutti i mali, e poi quando i mercati scendono un eccesso di pessimismo per cui ci sta crollando tutto sotto i piedi. Ecco, io credo che la stampa, sia quella specializzata che quella non, abbia un po' ecceduto negli ultimi cicli finanziari, in questi cicli di ottimismo e pessimismo. Gli investitori, cioè tutti noi, tutti quelli che si avvicinano ai mercati finanziari, non come operatori o come tecnici, ma come investitori, sono estremamente male informati. Ci sono delle ricerche statistiche, di indagini di mercato fatte su Stati Uniti, Danimarca ed Italia, io ne conosco questi tre paesi, quindi paesi ad alto livello di istruzione. Danimarca, per esempio, ha uno dei livelli di istruzione più alto del mondo. E risulta che gli investitori non conoscono o sono confusi sulle più basilari elementi, non dico di finanza, ma di aritmetica, cioè non capiscono bene la differenza tra un tasso di interesse nominale e un tasso di interesse reale, non capiscono la differenza tra un'azione e un'obbligazione, danno delle risposte assurde se gli si fa dei piccoli esempi di quanto si guadagnerebbe a un tasso del 5% piuttosto del 3% in qualche anno. Non hanno idea che la diversificazione riduca il rischio. Ecco, io credo che uno sforzo per una maggiore educazione dell'investitore migliorerebbe di molto anche il funzionamento dei mercati finanziari. Questi investitori poi sono quelli che spesso, mal consigliati, si sono trovati per le mani complicati titoli derivati di Lehman Brothers piuttosto che di Goldman Sachs, e sono gli stessi che non capivano bene queste cose basilari. Ma io, in un modo semiserio, ma forse più serio che facete, pensavo che una buona idea sarebbe ogni volta che una persona a 18 anni o a che età apre un conto in banca ci fosse una specie di esame, come si fa l'esame per la patente per guidare, ci potrebbe essere un esame per dare una patente finanziaria in cui l'utente deve dimostrare di conoscere le basi non del codice della strada, ma le basi dell'aritmetica finanziaria. Mancanza di memoria storica. Io credo che l'informazione debba fare uno sforzo a non parlare solo di quello che sta succedendo oggi, è successo ieri o succederà domani. Io credo che ho iniziato appositamente le mie considerazioni con questa slide che vi ho fatto vedere lo straordinario periodo di crescita che c'è stato prima di questa crisi. Ecco, io credo che prima che qualcuno scriva un altro articolo su qualche giornale in cui bisogna buttare via il capitalismo anglosassone, buttare via tutto, credo che vada ricordato un momento che questo stesso capitalismo che si vuole buttare via ha creato i 30 anni di crescita più forte della storia dell'umanità. Ecco, credo che ci si dimentichi, nei periodi di boom ci si dimentica troppo spesso che ci saranno crisi, e nei periodi di crisi ci si dimentica troppo spesso che il capitalismo liberale è quello che ci ha dato questi straordinari successi di crescita. Informazione bombastica. Ecco,
Questa slide l'ho scritta un giorno, mentre preparavo queste considerazioni, questa slide l'ho scritta un giorno in cui era uscito, un paio di settimane fa, era uscito un dato negativo sull'economia americana, il dato sulla crescita del PIL dell'ultimo trimestre del 2008, c'era stata una revisione al ribasso del tasso di crescita del PIL, e il che era, non mi ricordo che fosse il meno 5,8, il meno 6, quello che era. E i titoli a carattere cubitale dei giornali erano: crolla il PIL americano, tasso di crescita il più basso dal 1982. Leggendo, avevo senso, questo è successo un disastro più tremendo. Questo è il modo che veniva comunicato. Però leggendo fra le righe, questo cosa vuol dire? Il tasso di crescita peggiore dall'82, il che significa che nell'82 si era fatto peggio. Ora, nell'82, che fu insieme al 73 la recessione più grave del dopoguerra, nell'82 il PIL americano scese del 2% nell'arco di un anno. Ecco, quindi se questa, io non so come finirà questa recessione, ma se questa recessione finisse ad essere come quella dell'82, credo che sarebbe visto come siamo messi, un ottimo risultato. Probabilmente sarà peggio, io penso, può darsi che sia la recessione peggiore del dopoguerra, sicuramente non un 29, ma quindi la notizia che il PIL americano è sceso, ha avuto un risultato peggiore dall'82, vuol dire che nell'82 nel 73 c'erano stati risultati peggiori, quindi non dico che sia una buona notizia, sicuramente non la è, ma non è neanche questa notizia straordinariamente negativa come veniva comunicata dai media. Non solo, ma siamo in un periodo di crisi, siamo in un periodo di recessione, quindi è chiaro che per qualche mese continueranno a uscire dati negativi. Ogni volta che esce un dato negativo viene comunicato come se fosse inatteso e disastroso. Invece ormai tutti se lo aspettano. Per esempio l'ultimo dato sulla perdita di occupazione negli Stati Uniti dell'ultimo mese era più o meno a livello delle attese di coloro che fanno le previsioni mese per mese. Quindi non è stato un dato né positivo né negativo, era un dato negativo ma nelle attese. Ecco, è stato presentato dalla stampa come 600.000 posti persi di lavoro negli Stati Uniti, una cosa straordinaria. È un dato negativo, ma nel contesto del fatto che sappiamo che siamo in un periodo di recessione, va presentato, a mio parere, in modo diverso. Luoghi comuni e false verità. Nell'ambito di questa crisi ci sono una serie di luoghi comuni e false verità che circolano nei media che senza criticità e senza che quasi nessuno presenti delle osservazioni critiche. Per esempio, e quindi ho scelto alcuni, ce ne sono altri, ma ne ho scelti alcuni a caso. Le grandi opere. Sembrerebbe che il modo, sia negli Stati Uniti, ma soprattutto in Italia e in Europa, che il modo per uscire dalla crisi siano le grandi opere. Per grandi opere intendo infrastrutture materiali, tipo Ponte di Messina, autostrade e cose del genere. A questo punto, quando dico questa cosa, in assemblee di Confindustria o dell'economia reale cominciano ad arrivare i pomodori, quindi mi devo mettere un impermeabile. Però io sono convinto che sia le grandi opere infrastrutturali siano non una delle priorità di questo Paese. Certo, alcune pezzi di autostrade, alcune linee ferroviarie avranno bisogno, soprattutto hanno bisogno di una migliore gestione, ma avranno bisogno anche di investimento materiale. Ma in un Paese in cui un imprenditore ci mette 10 anni a risolvere una causa commerciale perché la giustizia non funziona, o ci mette un anno e mezzo per ricevere un pagamento dal settore pubblico, o ci mette un anno e mezzo a ricevere un pagamento dal settore pubblico che ha migliaia di miliardi di debiti con le imprese che non sono registrati, tra l'altro, come debito pubblico. Ecco, io credo che un imprenditore farebbe molto più piacere avere una giustizia commerciale che non sia un nightmare, come si dice in inglese, un sistema pubblico che paga, piuttosto che metterci mezz'ora meno tra Milano
e Roma, salvo poi in ogni caso essere bloccato per un'ora dal traffico di Roma. Quindi io credo che questa enorme infatuazione per le grandi opere sia spropositata rispetto ai costi-benefici. La globalizzazione, che farebbe due cose, renderebbe tutti uguali e farebbe aumentare la povertà nel mondo. Il fatto che la globalizzazione faccia la povertà nel mondo semplicemente non è vero, possiamo continuare a ripeterlo tutte le volte che vogliamo, ma non è vero, la povertà nel mondo non è mai scesa così rapidamente come dal momento della globalizzazione in avanti. Certo, tutti vorremmo che scendesse più rapidamente, ma la proporzione di persone che vivono al di sotto di varie soglie di povertà non è mai scesa così tanto come dall'inizio della globalizzazione. Non è anche vero che la globalizzazione ha fatto aumentare la disuguaglianza, o meglio, la globalizzazione ha ridotto la disuguaglianza a livello mondiale, proprio perché i paesi poveri sono cresciuti più dei paesi ricchi, quindi il fatto che centinaia di milioni di cinesi siano usciti dalla povertà ha ridotto la disuguaglianza nel mondo, proprio perché la Cina è diventata molto più ricca di prima rispetto a tutti noi, ma non anche l'India, il Sud America. Quello che è aumentata è la disuguaglianza all'interno di qualche paese OCSE, e c'è chi dice anche in parte per l'effetto della competizione della manodopera dei paesi più poveri. Ma questo lo si risolve all'interno dei singoli paesi con politiche redistributive adeguate in modo da mitigare la disuguaglianza all'interno di ogni paese, non impedendo che la globalizzazione riduca la disuguaglianza a livello globale e faccia uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà. E non è neanche vero che la globalizzazione rende tutti uguali dal punto di vista culturale, non è vero che la globalizzazione ci fa solo bere tutti Coca-Cola o tutti mangiare McDonald's, eccetera, perché può fare esattamente il contrario, ovvero immaginatevi un paese chiuso, cioè che senza globalizzazione, l'esempio estremo in cui un paese è completamente chiuso deve fare tutto per sé. Quindi un paese a cui non interessa nulla, per esempio, costruire acciaierie o produrre petrolio, deve farselo lui, invece di specializzarsi nelle cose in cui questo paese è particolarmente adatto, specializzato, e importare quello che non vuole produrre dall'estero. Quindi, perché dovremmo chiuderci e produrre acciaio, rovinare le nostre coste quando possiamo comprare l'acciaio da qualche altro paese e mantenere le nostre magnifiche coste bellissime e avere turisti? Quindi la globalizzazione permette ai paesi di specializzarsi e da un certo punto di vista potrebbe anche aumentare la diversità, non l'omogeneizzazione dei paesi. Conclusioni. Io credo che dobbiamo abituarci al fatto che questa crisi è particolarmente grave, quindi non è fortunatamente una crisi che vedremo fortunatamente molto spesso, ma recessioni forti e anche crisi finanziarie credo che siano purtroppo inevitabili nel funzionamento del capitalismo liberale. Le crisi finanziarie ci sono sempre state, non solo, ci sono state anche prima del capitalismo. C'è un magnifico studio fatto dal Fondo Monetario del mio collega Ken Rogoff, che sta uscendo come libro, che raccoglie informazioni e storie su tutte le crisi finanziarie dal 1400 in avanti. E ci sono stati fior di crisi finanziarie gravissime anche prima del capitalismo e anche dopo la nascita del capitalismo. Crisi finanziarie e anche forti recessioni è praticamente impossibile evitarle, o meglio, sarebbe magari possibile, però impedendo di crescere. Faccio spesso un esempio sui limiti di velocità in autostrada. Certo, ci sono ubriachi che guidano in autostrada e a velocità altissima. La risposta non è di mettere un limite di velocità di 10 km all'ora per tutti, è di cercare di impedire a chi è ubriaco di guidare, e abbiamo scelto di mettere un limite di velocità a 130 km all'ora sapendo bene che questo limite causa qualche decina di migliaia di morti all'anno sull'autostrada. Potremmo eliminare o ridurre quasi a zero il numero di morti in autostrada se mettessimo un limite a 10 km all'ora e la polizia lì pronta a bloccare chiunque vada a 11 km all'ora.
Abbiamo scelto di non farlo, perché come società abbiamo scelto che vogliamo, accettiamo migliaia di morti all'anno pur di avere i vantaggi economici di muoverci più rapidamente. Ecco, secondo me le crisi vanno viste un po' così, a mio parere giustamente, come sistema capitalista, abbiamo scelto di crescere pur sapendo che la crescita, questa crescita ogni tanto crea queste crisi. Quindi un modo per dirla sarebbe, ecco, il modo, diciamo, il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, la visione del bicchiere mezzo vuoto è dire, ecco, ci risiamo, un'altra crisi finanziaria come quella che c'è stata nell'82 con il debito dei paesi in via di sviluppo, magari addirittura come il 29, ci risiamo. Bicchiere mezzo pieno è dire, beh, dal 29 ad oggi non abbiamo avuto nessuna crisi finanziaria globale e il capitalismo è cresciuto in modo stabile e sostenuto. E infine, come diceva il Presidente che mi ha preceduto, sono completamente d'accordo che durante una crisi è proprio il momento di fare quello che Schumpeter chiamava distruzione creativa, ovvero una crisi è il momento in cui le imprese più sane si rinnovano, si tolgono le parti meno efficienti, nuove imprese e nuovi imprenditori arrivano sul mercato, è proprio un momento in cui ci si rinnova nel momento di crisi, in cui bisogna far tornare i conti e si trovano le cose che si possono eliminare e se ne trovano altre che possono far risparmiare. Quindi credo che non vada impedito questo ruolo della crisi come distruzione creativa. E infine, per ritornare all'inizio sul titolo di questa conferenza, cambia tutto, cambiamo tutto, ma io non credo che cambierà un granché, sinceramente. Io credo che il mondo della finanza sta cambiando, è già cambiato, cambierà. Nessuno qui, non stiamo se fossimo in un'assemblea nel mondo della finanza non avrei concluso così, ma nel mondo io credo che ci saranno riforme sostanziali nel mondo della finanza, ci saranno delle regole da riscrivere, ci saranno dei regolatori più attenti, ci saranno dei board, rapporti tra board e manager diversi, ci saranno dei ruoli diversi per il Financial Stability Forum, ci saranno delle riforme nella gestione del sistema finanziario internazionale. Ma che cosa cambierà nella vita reale, nel vostro lavoro, di quello che fate voi come imprenditori? Questa crisi di per sé non credo che avrà o perlomeno è molto difficile prevedere che effetto avrà. Tutto cambia sempre, ogni giorno siamo in siamo in un periodo storico in cui l'innovazione è così veloce, soprattutto nel campo della comunicazione, che tutto cambia tutti i giorni, ma non credo che la crisi di per sé abbia cambiato o cambierà il capitalismo liberale, almeno io spero non cambierà il capitalismo liberale più di tanto. Grazie.